23esima edizione della festa annuale del Rifugio Vaccaro, il rifugio nato circa 25 anni fa per volere proprio degli abitanti, giovani e non giovani, del comune di Parre, è in gestione appunto da quando è sorto al GEP, Gruppo Escursionistico Parrese. I volontari del GEP, grazie al loro impegno quasi quotidiano, hanno davvero creato una struttura bellissima che oggi è diventata meta e punto di riferimento per i tanti escursionisti non solo di Parre, non solo della Val Seriana, ma addirittura di tutta la nostra provincia. Di facile accessibilità, grazie anche a una strada che nel primo tratto è privata e nel secondo tratto è invece comunale, pertanto serve sia per il primo tratto che per il secondo tratto per accedere in macchina il permesso da parte e dei privati e del comune, è davvero oggi accessibile a tutti e proprio in questa giornata di festa, grazie all'impegno ancora da parte di coloro che hanno in gestione il rifugio, è stato accessibile anche a coloro che non se naturalmente se la sentivano di salire con le proprie gambe, vista l'età, visto magari qualche piccola malinfermità. Però la giornata che da 23 anni appunto si svolge come data di ricorrenza dell'apertura, il primo anno del rifugio, da 23 anni appunto si svolge, è stata davvero eccezionale. Vuoi per quanto riguarda il meteo, il bel tempo che ha dato una mano non indifferente, vuoi per quanto riguarda la vista che si gode dal rifugio, che davvero è una vista quasi invidiabile. Circa 1.000 persone sono accorse al richiamo in quella che è stata una giornata per certi versi forse la migliore, perlomeno in questi ultimi anni, grazie proprio a tanti fattori che hanno contribuito a renderla tale. La giornata è iniziata con la Santa Messa, celebrata da Don Piero Bonanomi, il parroco di Parre, e poi proseguita con il solito rancio, con costine, strinù, dove prima ancora con gli scarpinoce, che come al solito, pensate che ne sono stati preparati 14.000 da parte dei volontari e delle donne, soprattutto delle mogli dei volontari del GEP, che hanno davvero reso prelibato anche il momento particolare e soprattutto succulento il momento del pranzo. Poi la giornata è proseguita con un po' di musica, lietata anche dal nostro Elia, che non ha voluto mancare in quello che è stato un momento di intrattenimento, poi la tombola e poi ancora tanti, diciamo così, piccoli momenti anche di ilarità che, manco a dirlo, hanno contribuito a rendere piacevole davvero sotto tutti gli aspetti questa giornata di per sé importante. Bene, ricordiamo che ci sarà un servizio completo e dettagliato nella rubrica il venerdì di questa settimana che noi proporremo appunto sulle nostre frequenze per ricordare questa giornata, la 23esima edizione del Rifugio Vaccaro di Parre.